Una parola, si vota per il comune. Ecco, si vota per il comune, per il comune. Che cos'è il comune? È il bene comune, è quello che abbiamo in comune. E che cosa abbiamo in comune? Abbiamo in comune le pietre, un luogo, un paese, una città. E già questa è una cosa in comune che dovremmo preservare, difendere, tutelare, non dovremmo consentire che le architetture, le memorie che sono consegnate nelle pietre, i suoni di cui sono cariche queste pietre vengano ferite, deturpate, violate da chi ha la febbre del cemento, no? Io quando vedo la Liguria dico, ma chi pensa che si possa ancora costruire in questa terra che è già stata così lungamente abusata dal cemento? Un lavoro di cura, cura, cura del territorio urbano, della comunità, cura del territorio extraurbano, pulire, bonificare. Il verbo per me qual è? Custodire, no? Custodire. Dio fece la terra e la diede ad Adamo perché la custodisse. Custodire è la parola più maltrattata del nostro vocabolario perché ha preso un significato brutto. I custodi sono diventati non gli angeli che accompagnano i nostri bambini, i custodi sono diventati le sentinelle, sono diventati coloro che hanno un'attività di controllo anche repressivo. Custodire la terra. Di fronte alla tragedia di Fukushima o alla macchia di petrolio nel Golfo del Messico, di fronte alla sciatteria volgare della Costa Crociere o di qualunque grattacielo galleggiante che deve fare lo struscio su una costa in queste condizioni di difficoltà, di fronte al fatto che l'ecosistema sta soffrendo, siamo tutti quanti in crisi di ossigeno, c'è la mutazione climatica che misuri perché ogni anno la temperatura del mare e dell'atmosfera cresce. E questo produce fenomeni anche drammatici, piove molto di meno e quando piove e arriva direttamente l'alluvione con i fenomeni di esondazione dei fiumi. Ma la politica dovrebbe essere questo, fare i conti con gli elementi dello zodiaco, terra, aria, acqua, fuoco, guardarci attorno, vedere come stiamo, vedere come mangiano i bambini. L'obesità dei bambini è un grande problema politico di cui non si discute, come stanno i vecchi e se i bambini e i vecchi si parlano, perché se non si parlano noi viviamo dentro una crisi antropologica drammatica, perché è una società nella quale non ci si scambia i racconti e i valori di generazione in generazione, è una società morta. È una società che non ha passato e quindi non ha futuro. Allora, ecco. La sensazione è bella soprattutto per quello, perché sta creando questo movimento intorno alla politica che è esattamente quella piccola luce che si può dare nell'antipolitica generale. Quindi a Renzano ha bisogno di ricostruire quel rapporto tra la politica e la popolazione, di fiducia reciproca e di coraggio di fare delle scelte in modo che i cittadini ne abbiano un giovamento, di difesa, come diceva lui, di custodia del territorio, di custodia dei cittadini e la promozione del benessere di tutti, sia quelli che risiedono ad Arenzano sia gli ospiti.